Eccoci qua, signori. Allora, la prima cosa che dovete sapere è che esiste una pagina dedicata per Project Zomboid, un Wikipedia dedicato. Esatto, qui potete trovare tutto. Se conoscete bene questa pagina e cominciate ad andarci, vedrete che farete a meno anche di tutti questi tutorial che sto facendo. Eh sì, signori, eh sì. Volete sapere come si cattura un coniglio? Andate qua, vedete cosa serve e dove anche si può catturare con più facilità. Qua c'è scritto veramente tutto. I tipi di ferite, signori, dobbiamo conoscere i tipi di ferite. Ci sono tre tipi di ferite in Project Zomboid: ci sono i graffi, ci sono le lacerazioni e ci sono i morsi. Qual è la differenza? Beh, alcuni ci fanno sanguinare più di altri, ma soprattutto ci danno una percentuale maggiore di zombificazione. Ad esempio, i graffi davano il 25%, ma dopo la beta 41, che è quella che starete sicuramente giocando, è il 7%. I graffi danno il 7%, mentre le lacerazioni danno il 25% di probabilità di zombificazione. Mentre i morsi danno il 100%. Quindi state molto attenti. Se vedete morso, potete subito startare un altro game, signori. Cioè, cazzi. Qualcuno ha detto sartoria? L'ho detto io. Perché sartoria? Perché all'inizio magari non ci si fa caso, ma serve davvero tanto. Sappiate che in linea di massima in Project Zomboid, per proteggervi dovete vestirvi pesanti, ma vestirvi pesanti vi fa essere più lenti e goffi e vi fa anche sudare. Quindi con la sartoria potrete prendere qualche percentuale in più di protezione senza rinunciare a una buona mobilità. Le strisce di pelle sono quelle che proteggono più di tutti. Ci servirà un filo, un ago e le strisce. Disinfettare gli stracci. È molto importante usare degli stracci sterilizzati quando ci feriamo, altrimenti le ferite si possono infettare. Il metodo più veloce per farlo è usare la bottiglia di disinfettante o il whisky, perché tasto destro e si fa subito. Ma sono abbastanza rapidi, sì, sono abbastanza rari da trovare. Il metodo che vi voglio consigliare, che l'ho scoperto dopo 300 ore di gioco, è quello di usare dell'acqua bollente. Esatto, signori, perché se troviamo una pentola o troviamo una casseruola e la mettiamo dentro una fonte di calore, quando il riquadro diventa un pochino più rosso vuol dire che l'acqua è bollente e quindi possiamo disinfettare gli stracci. Ci servirà una qualunque tipo di calore, la pentola con l'acqua e appunto uno straccio o una benda, per avere una benda o uno straccio sterilizzato. Ecco, questa tecnica di dovete assolutamente impararla, signori. Dovete capire che se buttate uno zombie addosso a un altro zombie, questo non si rialzerà. Questa tecnica vi permetterà di affrontare anche tre zombie contemporaneamente senza avere armi, ovviamente se siete abbastanza forti da riuscire sempre a buttarli per terra. Come vedete, ora io mi tolgo dallo zombie e si alzano entrambi. Sì, basta starli anche sulle caviglie. Ok, questo è un settaggio importante da mettere per rendere il gameplay molto più veloce. Avete notato che ogni tanto magari dovrete velocizzare il tempo. Mi raccomando, però mettete il check su questa opzione, perché altrimenti una volta finita l'azione il tempo continuerà a scorrere molto velocemente, quindi vi farà perdere tanti minuti di gioco e magari vi farà anche uccidere. Mentre con questa opzione il giocatore, appena avrà finito di fare quello che deve, il tempo ricomincerà alla velocità normale. Un altro settaggio utile è il puntamento. Come vedete qui sto usando una pistola, ma non si capisce bene a chi sto mirando. Bene, se volete vedere chi state mirando con le armi a distanza, vi basterà andare qui nel menu e impostarlo. Come vedete ora qui la silhouette è arancione o rossa, deve essere verde perché il giocatore faccia un colpo molto efficace o molto preciso. Potete fare la stessa cosa anche con le armi a una mano, magari a volte è notte o magari gli zombie sono dietro una porta e non si vede bene. Beh, questo ve li evidenzierà. E quindi è questo, ok? Bene. Prossimo consiglio è quello di guardare la televisione. Guardate la televisione perché la prima settimana, se ovviamente la corrente è accesa, ci sono dei programmi in televisione che vi permetteranno di prendere subito uno o due punti di skills. Attenzione, signori, sono tanti. Quindi potrete imparare qualcosa per quanto riguarda la cucina, per quanto riguarda la pesca o comunque tutta la sopravvivenza, cercare cibo, costruire trappole e anche la carpenteria. Ok? Sempre su PZ Wiki potrete trovare questa bellissima tabellina che vi fa vedere gli orari e anche il tipo di programma in base al giorno. Ok? Solo la prima settimana, signori. Se tante volte la prima settimana non riuscite a vedere i programmi, da poco sono stati aggiunti anche i VHS, quindi queste cassette, ok? Le vecchie cassette con i nastri. Potete mettere nei televisori trascinandoli semplicemente dall'inventario e ovviamente funzionano solo nei televisori quelli più nuovi, ok?
L'ombrello, quando lo trovate non usatelo subito come lancia, ok? Se proprio non avete altro, ok, usatelo, ma uno è meglio tenerlo perché potrebbe farvi comodo. Infatti l'ombrello può essere usato proprio come ombrello, ovvero potete fare clic col tasto destro ed aprirlo, e questo vi permetterà di non bagnarvi nemmeno se ci fosse una tempesta e piovesse orizzontalmente, non c'è problemi. Il giocatore non si bagna ed eviterete di... Ecco qua, signori. Avete mai trovato una porta blindata come questa? Ma certo, in qualunque armeria ce n'è una, se volete accedere alle armi. Bene, non dovete per forza usare il martello e il cacciavite per disassemblarle, ma basterà attirare uno zombie all'interno della struttura, ucciderlo e aspettare di trovare la chiave nel corpo. Vedete, io l'ho trovata e sono riuscito ad aprire la porta. Bene, signori, detto questo, io vi saluto e...